Veniamo 9 segni che un'anima empatica, vittima di un narcisista, è esausta e ha bisogno di guarigione. Allora, i narcisisti tendono a distruggere le anime empatiche perché tendono ad annientarle. Le anime empatiche sono le vittime predilette dei narcisisti che sfruttano questa capacità che hanno queste persone di essere disponibili verso gli altri, sfruttano questa capacità delle anime empatiche di essere anime belle, pulite. E anche purtroppo, come dire, dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale, che in un mondo di carnivori, di erbivori, spesso fanno una brutta fine. Purtroppo questo vale in tutti i contesti, no? Sì, è vero che, come dire, bisognerebbe essere tutti in pace, ma talvolta vale detto se vis pacem parabellum. Cioè, deve essere preparata la guerra, deve essere preparata ad affrontare i narcisisti, perché purtroppo viviamo in un mondo di carnivori e gli erbivori vengono divorati. Essere erbivori in un mondo di carnivori è duro. Quindi anche le anime empatiche devono imparare a fortificarsi, a fottersene e a mandare a fanculo molto più spesso. Questo è un punto fondamentale, altrimenti si troveranno nella merda più totale. Quando avranno a che fare con i narcisisti, che sono persone altamente distruttive, persone che tendono a distruggere, a rovinare proprio in tutti i modi. Per cui le anime empatiche devono imparare a venire fuori da questa situazione. E spesso sono esausti, hanno proprio bisogno di guarigione, ma una guarigione non fisica, una guarigione emotiva, animica se vogliamo, cioè trovare la forza interiore, trovare l'amor proprio, trovare il coraggio di fare un atto di coraggio, cioè mandare a fanculo rapidamente il narcisista o la narcisista. Questo è quello che devono imparare a fare le anime empatiche se vogliono salvarsi, se vogliono venire fuori da situazioni negative. Allora, quali sono questi 9 segni quindi che un'anima empatica è esausta e ha bisogno di guarigione? Beh, il primo segno è indubbiamente che non ti senti riposato quando ti svegli, perché dormi male, hai situazioni, diciamo, non ti senti riposato, come se talvolta ti svegli più affaticato di prima, perché i narcisisti, tieni presente che succhiano energie, i narcisisti ti distruggono, non ti mandano a dormire serena, non ti mandano a dormire tranquillo. E quindi hanno un po' questa caratteristica, hanno un po' questa capacità di essere distruttivi. E questo è quello che capita molto spesso con i narcisisti. Quindi se non ti senti riposato quando ti svegli, e hai a che fare con una persona che sospetti che sei un narcisista, tieni presente che potrebbe essere causa proprio del narcisista. Il secondo segno è che senti che c'è qualcosa che non va in questa relazione, ma non riesci a descriverlo, perché purtroppo quando siamo coinvolti, quando siamo innamorati, c'è, diciamo, è come se avessimo le fettine di prosciutto sugli occhi. È come se avessimo proprio queste fettine di prosciutto che ti impediscono di essere libero, di esprimerti liberamente. Ovviamente le fettine di prosciutto sugli occhi sono disturbatori, ma non è che ti tolgono la capacità profonda, quella vocina di dentro che sa tutto. E quindi dentro è una vocina che ti dice: guarda che c'è qualcosa che non va, guarda che c'è qualcosa che non funziona. Però tu non riesci a descriverlo, però percepisci, ecco, dai retta a questa percezione, perché la percezione ti sta dicendo che è il narcisista che devi mandare assolutamente a fanculo più rapidamente possibile per liberarti completamente di tutte queste negatività che hai addosso. Terzo segnale è che spesso ti allontani, diciamo, dalla realtà, cioè vivi in un mondo in cui vai alla ricerca di una felicità mentale perché
praticamente fai una vita di merda con il narcisista, allora evadi mentalmente, no? Quindi la tua mente vaga così. Però è una sconnessione dalla realtà questa, è un entrare in situazioni che non vanno assolutamente bene, quindi devi cercare di recuperare, di ritornare, diciamo, ad analizzare bene la realtà, anche perché è la consapevolezza che ti può liberare dal narcisista, è la consapevolezza che ti permette tranquillamente di mandare a fanculo al narcisista e di togliere i coglioni una volta per tutte. È soltanto questa consapevolezza. E devi tenerlo presente, molto importante. Un'altra cosa è che, diciamo, ti rendi conto che le persone, e in special modo il narcisista, hai questa percezione che come ti senti prosciugato o infastidito talvolta quando c'è questa persona, anche se ovviamente i narcisisti poi attraggono, perché altrimenti l'avresti già mandata a cagare. Però questa è una percezione che devi tenere presente, molto importante. Il quinto segno è che tutte le emozioni sono intensificate, cioè ti basta poco, ad esempio, per entrare in uno stato di malinconia, entrare in uno stato di sofferenza, basta proprio poco. Ti basta poco per piangere, ti basta poco per entrare in uno stato di, come dire, emotivamente, di essere provato emotivamente. Cioè è una bassa resilienza, praticamente. Una bassa resistenza agli urti della vita. Basta poco perché, è come dire, è quelle classiche gocce che fanno traboccare il vaso, no? Se un narcisista ti tartasse, quindi tartassandoti, ti tiene, diciamo, in una situazione estremamente complicata. Sesto segnale, provi un profondo senso di solitudine, cioè pur magari avendo la relazione con il narcisista, sei comunque, ti senti sola, è un profondo senso di solitudine attanaglia la tua mente, attanaglia la tua vita. È molto importante rendersi conto di questo, perché col narcisista sei da sola o da solo, non importa che sia tuo marito, non importa che sia un tuo amante, un tuo compagno, uno che hai conosciuto, ti fa sentire sola, perché lui è talmente concentrato su se stesso che non gli frega assolutamente niente di te, non gli frega assolutamente niente del tuo vissuto, e questo devi tenerlo presente. Diciamo, provi un senso di solitudine, pur avendo magari una relazione o volendo una relazione. Settimo segnale, che sei un'anima empatica, vittima di un narcisista, e che sei esausta, hai bisogno di guarigione, e che sei fisicamente anche esausto, perché, come dire, i narcisisti, ben detto, sono dei vampiri energetici che assorbono energia in tutti i modi, tolgono energia, e quindi tendi a perdere concentrazione, a perdere di lucidità, a perdere di forza interiore. Purtroppo hanno questa caratteristica di distruggere da un punto di vista emozionale, e purtroppo bisogna rendersi conto che se tu vuoi uscire fuori da questa situazione devi trovare la forza, trovare le energie per mandarlo a stendere il narcisista, e vedrai che subito recupererai, anche da un punto di vista fisico diventerai molto più attivo o attiva. L'ottavo segnale è che sei emotivamente vulnerabile, cioè tutti i tuoi turbamenti vissuti nell'infanzia sono lì pronti per uscire fuori: la paura dell'abbandono, la paura del rifiuto, la disistima, il timore di essere giudicato negativamente. Insomma, tutti i turbamenti sono lì pronti per trabordare, sono come dei fiumi che stanno per esondare. Questo tieni in considerazione, perché è una caratteristica molto, molto, come dire, che fa capire veramente
che la tua mente è davvero esausta, la tua anima è esausta, hai bisogno di guarigione, hai bisogno di togliersi dai piedi queste situazioni negative. E poi il nono segnale è che la mente è piena di negatività, cioè vedi un futuro grigio, tendi a essere pessimista, tendi a essere incupito, insomma, vedi negatività dappertutto, vedi il male e non riesci a vedere il bene. Ecco, questi sono nove segnali che un'anima empatica, vittima di un narcisista, è esausta e ha bisogno di guarigione. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale e attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.